questo un anno che Eliseo non c'è più, quindi è comprensibile anche l'emozione mia e dei miei familiari, di mio nipote in particolare. Però voglio comunque ringraziare Giacomo Meloni e tutti gli intervenuti, perché è importante che si continui a parlare del pensiero di Eliseo, perché mi sembra quanto mai attuale proprio in una... Vorrei evitare tutte le ovvietà, ma insomma è sotto gli occhi di tutti la gravità della crisi economica e sociale che sta vivendo la Sardegna e a cui la politica al momento non sa dare risposte. Ma insomma non voglio dilungarmi su questo, perché altri lo faranno meglio di me, professor Vallanti di sicuro, Claudia e tutti gli intervenuti. Per me Eliseo era solo il mio amato fratello maggiore, fin da quando ero bambina, il mio mito, il mio eroe, diciamo. Io ero bambina e lui militava nel Partito Comunista, ma l'ammirazione non è mai venuta meno, anzi si è cresciuta poi negli anni della maturità mia e sua, sia per il coraggio delle sue scelte, per l'originalità del suo pensiero, per il coraggio di essere anticonformista in un panorama politico istituzionale così conformista, ecco. Niente, trovo questa iniziativa veramente molto molto interessante e ritengo che valga ancora la pena di parlare di queste cose, cioè perché non so altrimenti che altre soluzioni si potranno trovare per i giovani che non hanno futuro, per i 40-50enni che restano senza lavoro, per gli anziani che vivono di misere pensioni. Però io voglio ricordare Eliseo con le sue parole e voglio leggere la pagina finale del libro La sardità come utopia. Sarò molto breve. Forse è venuto il momento di rendere un po' di giustizia a Thomas Jefferson, che a 10 giorni dalla morte incitò gli uomini a spezzare le catene con cui l'ignoranza e la superstizione fratesca li avevano convinti a legarsi, nonché a raccogliere i benefici e la sicurezza dell'autogoverno. Perché la gran massa del genere umano non è nata con la sella in groppa, a beneficio di pochi privilegiati dotati di stivali e speroni, pronti a cavalcarla legittimamente per grazia di Dio. E anche di chiedersi se è proprio inevitabile essere dei visionari perduti, per credere che l'uomo, una volta uscito da una millenaria indigenza, diventi portatore di un desiderio insaziabile, una volta affrancato da una servitù millenaria, diventi disponibile a una liberazione totale. Come nella più profonda antichità, due strade sono aperte davanti all'umanità. La prima è quella che stiamo battendo, con la sella in groppa. L'altra è quella del cavaliere disarcionato e della liberazione totale. A ciascun essere umano, uomo o donna, giovane o vecchio, nero o bianco, a ciascun popolo, grande o piccolo, la scelta. Forse oggi, a differenza del tempo in cui per l'umanità si spalancavano le mitiche porte dell'inferno, possiamo nutrire la speranza che questo mondo rovesciato possa davvero cambiare, diventare diverso e migliore. In verità, pensava Toynbee, da quando i nostri progenitori sono divenuti umani, l'umanità ha sempre vissuto, tranne che in quest'ultima frazione, forse l'ultimo sedicesimo del suo arco cronologico a tutt'oggi, alla maniera del paleolitico inferiore. Superato l'ultimo sedicesimo, l'umanità potrà, forse, pensare alla composizione della sua unità, in un corpo politico universale, composta da cellule delle dimensioni delle comunità neolitiche, dimensioni entro le quali tutti possano conoscersi personalmente e nel contempo essere cittadini di uno Stato mondiale. Quello che lo spingeva era soprattutto un'enorme passione
è un grandissimo amore verso la vita, verso la Sardegna, verso i figli, come nel caso di mio fratello soprattutto. Mio padre probabilmente vorrebbe essere ricordato più come un ribelle, questo era lui. Era un ribelle senza nessun senso pratico, e questo si vede anche, soprattutto dai titoli dei libri, che improponibili che lui che lui metteva. Questo è dove ci si impari, questo sì. Ma gli altri normalmente avevano un pessimo gusto da questo punto di vista. Quindi ecco, ricordarlo come un profeta, no. Lui mi ha insegnato tutto, da, forse la maggior parte dei figli sono andati col padre allo stadio, io invece andavo alle manifestazioni, magari la maggior parte dei figli andavano col padre al cinema a vedere Bambi, a me portava a vedere la lotta del popolo vietnamita, ecco, ovvero, questi erano i film che mi portavano. Magari a 14 anni i bambini regalavano giocattoli, a me soltanto libri, per dire il diario Che Guevara, Caffiero, ecco, sono tutta questa. Lui ha sempre richiesto un impegno, lui ha sempre, come posso dire, si è impegnato in prima persona, e le cose che diceva non le diceva a caso, lui ci credeva veramente. Ci credeva e si comportava di conseguenza, come quando mi diceva ad esempio che il lavoro è importante, per cui prima di andare all'università vieni 2 anni a lavorare in campagna, e poi mi è venuto un sacco di voglia per andare all'università, ve lo garantisco. Forse l'unica cosa del profeta è la morte, perché Nemo è profeta in patria, mio padre è morto in miseria. Come posso dire, io non ho molte altre parole da dire. Vi ringrazio, sono molto contento di questa serata e spero che sia una bella serata per tutti.